Partiamo dalla pelota, che non se mancia. Trasformiamo il biliardo in un campo da calcio, no? Prendiamo il momento sacrale, facciamo la top 11 del girone d'andata, escludendo calciatori di Inter, Juve e Milan, rispettando le nuove figure, giocatori che si sono affermati, nuovi volti, nuove figure, sorprese, giovani. Cominciamo da Di Gregorio del Monza, il portiere. Terzino destro. Mettiamo Kayode, si è fatto male Dodò, ha conquistato il posto da titolare. Centrale di destra, Dragosin, richiesto sul mercato. Centrale di sinistra. Il centrale di sinistra è Calafiori, dal mio punto di vista, prossimo nazionale italiana. Terzino sinistro, Ruggeri, dell'Atalanta. Andiamo in mezzo al campo. Il nostro volante centrale è Pove della Roma. I tre dietro le due punte, perché il nostro sistema è il 4-1-3-2 di Jorge Jesus ai tempi del Benfica. Sulle Colpani in mezzo, dalla parte sinistra mettiamo Ngonge del Verona. Le due punte, Gudmundsson, che lega il gioco dietro a Zirkzee. Questa è la nostra top 11, ricordate? La pelota non si mangia, viva il football. Bel sistema.